facile trovare qualcuno sempre pronto a darti il consiglio giusto per affrontare le difficoltà. Ciao, come stai? Sono proprio contenta di averti conosciuto. Sei un tipo misterioso, mi piacerebbe vedere il tuo volto. Cosa aspetti ad inviarmi una tua foto? Sei un amico fantastico, anche perché hai sempre la risposta giusta ad ogni mia domanda. Se dovessi incontrarti per strada, non ti riconoscerei. Perché ti ostini a restare anonimo? Mi piace chattare con te, sei il migliore amico che si possa desiderare. Mi ritengo tanto fortunata. Questo mi tiene parecchio sulle spine. Tu invece conosci tutto di me, il mio aspetto e come la penso. Non pensi che sia giusto rivelare la tua identità? Ormai ci attimo da un bel po' di settimane. E allora quando ti deciderai a mettere una tua foto sul profilo? Così potrò finalmente vedere il tuo viso. Comunque, rispetto alle tue scelte, sento che hanno sempre un fine positivo. Abbiamo detto che l'arcobaleno è un fenomeno ottico. È un arco luminoso in cui si distinguono i colori della luce del sole. Lo spettro solare. Claudia, continua tu. Appare dopo una pioggia intensa perché Perché le goccioline in sospensione rifra... Le goccioline in sospensione rifra... Rifraggono la luce del sole. Ah sì, rifraggono la luce del sole. Vabbè. Christian, sai dirmi in corretta successione i colori dell'arcobaleno? Certo, i colori dell'arcobaleno sono rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indigo. Avanti! Buongiorno maestra, il direttore vuole parlare con lei. Mannaggia, me ne ero dimenticata. Ragazzi, torno subito. Mi raccomando, non fate come al solito. Sai, anche ieri c'è stato quel mio amico. Mi ha dato un sacco di informazioni sull'arcobaleno. È proprio informato forte. Sì, informato forte. Sicuramente peserà meno 100 kg. O sbaglio? Sbagli, come sempre. Comunque anche il mio amico è molto informato. Sicuramente più del tuo. E poi scrive benissimo. Certo, ha zampe di gallina che passeggia sulla tastiera. Nessuno scrive meglio del mio amico. Non puoi dire questo, visto che dopo 5 anni non hai ancora imparato a leggere. Ehi, un momento, non è che c'è 33 di voi e non lo sapete. Anche voi scrivete bene, sembrate avere molto in testa quando litigate. Ah, no, questo non è possibile. Primo, lui è un maschio, secondo, lui è profondo. Lei, purtroppo no. Tu invece sei proprio sul bagnasciuga. Visto, avete molta intesa, ma la usate soltanto per litigare. Ma perché? Siete l'una contro l'altra, senza un vero motivo. Forse è solo una questione di principio. E che significa? Non lo sai? Il tuo gruppo è proprio asciutto. Zavani, diglielo tu. Significa che... Anche il tuo gruppo lo scherza, non capite niente. Voi non capite niente. Non siete altro che un branco di asini sraianti. E voi uno stormo di occhi starnazzanti. Sei la solita smorfiosa. E tu sei insopportabile. Antipatica. Strega. Bianco. Nero. Nero. Bianco. Bianco. Nero. Nero. Bianco. Bianco. Nero. Nero. Bianco. Bianco. Nero. Nero. Bianco. Bianco. Nero. Bianco. Nero. Nero. Bianco. Bianco. Nero. Nero. Bianco. Lucilla! Fiammetta! A posto! È impossibile! Non posso allontanarmi un attimo che... Di che cosa stavamo parlando?
non ce la faccio più. La situazione è disperata e degenera giorno dopo giorno. Tutto parte sempre da loro due, Fiammetta e Lucilla, che hanno entrambe l'indole del capo, del leader, e come tali hanno letteralmente spaccato in due la classe, il gruppo di uno e quella dell'altra. Prova a parlarci, magari a quattro occhi. L'ho fatto, e lì per lì ti dicono va bene. Poi nessuna delle due vuole cedere all'altra, così, per ripicca, perché sono troppo orgogliose. Cambiarle di posto? Un po' tutti? Li ho cambiati di posto mille volte, mescolati e rimescolati. Ma non serve a niente, anzi è peggio, perché la vicinanza di soggetti opposti li spinge a pizzicarsi in continuazione. Guarda, è sufficiente che io mi giri un attimo a scrivere qualcosa alla lavagna che scoppi una scintilla e succede il finimondo. Ma hanno proprio coinvolto tutta la classe? Tutta, tranne il gruppetto dei disadattati, composto dal timido, dal balbuziente. Quattro. E da Christian, il saggio. Essere o non essere, questo è il problema. Prova con il dialogo, ma se questo non funziona, fermezza ci vuole e vedrai come righeranno dritto. Guarda i miei. Il problema è che non socializzano. Passano troppe ore davanti al computer, alla televisione. Non è più come i nostri tempi. Quanto era bello giocare a nascondino. Ho un'idea. Potresti organizzare un'uscita? Sì, sulla spiaggia, con la scusa di mostrare loro i giochi di una volta, tipo nascondino, mosca cieca. I giochi di una volta avevano senz'altro la forza della socializzazione. Chissà, potrebbe funzionare. Proviamo. Ok, uniamo le classi e facciamo una bella gita. Già ve le ho spiegate. Formiamo i gruppi. Avanti ragazzi, facciamogliela vedere. No, le squadre le formo io. No! Ma maestra, ce ne abbiamo già organizzato. Niente, ma le squadre le formo io. Avanti. Tu qui. Qui. Fiammetta e Lucilla numero 8. No! No maestra, non sono d'accordo. Basti mescolare le squadre, ma avere lo stesso numero di Lucilla. Proprio no. Per una volta sono d'accordo con te. Almeno questo. La verità è che ognuno di voi ha paura dell'altra, ha paura di perdere. Io non ho paura, neanch'io. Allora raccogliete la sfida, così vedremo chi tra le due è veramente la più forte. Avanti, cosa aspettate? Maybe we're just trying too hard when really it's closer than it is too far. Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under. Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head instead of going under.
sacco. Sì, questi giochi di una volta sono proprio divertenti. Dovremmo dire alla maestra di organizzarli più spesso. Divertenti ma stancanti. Lucilla e Fiammetta, alla fine avete totalizzato un perfetto pareggio. Esatto, questo in qualche modo vi pone sulla stessa lunghezza d'onda. Sì, un'onda anomala. Sai, prima d'oggi io e Anna non potevamo andare d'accordo, ma poi ci siamo accorte che abbiamo un sacco di cose in comune, come per esempio ci piacciono gli stessi cantanti. È vero, è il gruppo a dividerci, l'orgoglio, in realtà non ci conoscevamo e basta. Perché non provate anche voi ad avvicinarvi? Chissà, forse potreste diventare amiche. È vero. No, credo che questo sia proprio impossibile. Comunque, non sei così male. Sì, anch'io devo confessare che non sei così malaccio, però non te ne approfittare. Questa cosa del rubabandiera è stata davvero un'ottima idea. Più tardi mi collego e lo vado a raccontare al mio amico Indy 2002. Come hai detto che si chiama? Rubabandiera. Ma non quello, il nome del tuo amico. Indy 2002. Indy 2002, ne sei proprio sicura? Direi proprio di sì. Ma Indy 2002 è anche il nome del mio amico. Ma questo allora significa che... chattiamo con la stessa persona? Pare proprio di sì. Abbiamo fatto veramente una grande scoperta. Beh, ma se questo Indy è così intelligente e vi trova interessante tutte e due, allora vuol dire che avete veramente dei tratti in comune. È quello che ho sempre detto. A questo punto c'è un motivo in più per avvicinarvi. Chissà, forse potreste veramente diventare amiche. Diventare amiche? Non sarà un'impresa facile. Già. Potreste provare. Già smettere di odiarvi sarebbe un ottimo risultato. Erano politeisti. La religione fu un elemento di unità fra tutte le polis greche. Le numerose divinità maschili e femminili risiedevano sul monte Olimpo. Gli dei e le dee avevano l'aspetto, le virtù e le debolezze degli esseri umani. E come loro, spesso, litigavano, si innamoravano e si riappacificavano. So I said I'm a snowball running, running down into the spring. Maestra, posso andare in bagno?